delle Agende Rosse del Friuli Venezia Giulia, siamo qui oggi a Trieste con Giuliana, sorella di Riccardo Rasman, che vuole raccontarci la storia di suo fratello. Sì, Riccardo è nato qui a Trieste, è cresciuto qua con la sua famiglia, ha lavorato anche qui a Trieste, sono sempre stati qui a Trieste, ha fatto un servizio militare fuori Trieste comunque, un servizio militare dell'aeronautica. E lì purtroppo si era ammalato a causa dell'organismo e così in seguito è rimasto in cura al centro civico mentale di Trieste e la sua vicenda è finita qua, la città dove lui amava vivere e i suoi amici, il desiderio di vivere, perché lui anche se era malato ma voleva curarsi, voleva stare bene, amava la sua famiglia, si dedicava alle persone, al prossimo, quando era possibile aiutava anche gli altri nonostante non stesse sempre bene. Era una persona altruista, generosa e non lo dico perché era mio fratello, ma perché noi siamo una famiglia così. Pensiamo del far del bene, non pensiamo a creare dei problemi al prossimo, anzi. Eppure una sera è successo qualcosa. Che cosa, Giuliana? È successo che dopo un mese che non andava in questo monolocale che aveva in via Grego, e lui lo aveva ricevuto tramite i dottori del centro di salute mentale, e anche se noi non eravamo d'accordo. E quella sera, il 27 ottobre 2006, disse ai genitori che erano tutti insieme in campagna che lui passava un attimo sul monolocale e col cane e poi sarebbe andato a cena dagli amici perché alle 9 lo aspettavano. Quindi lui ha lasciato i genitori alle 7:30 e circa alle 8 era nel monolocale, alle 8:45 Riccardo era morto. Ecco, un'anomalia questa, perché? Ci siamo chiesti in questi anni come mai, cosa ha fatto Riccardo in questa mezz'ora, cos'è che poteva fare di così stravolgente che la polizia avrebbe avuto l'autorità di fare quel che ha fatto. Anche ora che stiamo andando in Cassazione, l'avvocato dei poliziotti ha scritto 43 pagine contro Riccardo. Ci chiediamo cosa può scrivere 43 pagine in mezz'ora di quello che Riccardo ha lasciato i suoi genitori e è andato in questo monolocale. È una cosa assurda, non era né un terrorista, non era un drogato, non era un delinquente, non era un alcolizzato, eppure hanno scritto il stesso fatto che parlavano, che Riccardo ha buttato due petardi, ma Riccardo si meritava, anche se li avrebbe gettati questi petardi, si meritava un trattamento del genere per due petardi, è un disprezzo verso la sua persona. E più ci pensiamo, più siamo così rattristati nel vedere come l'autorità che ci dovrebbe proteggere invece fanno questo a un malato che era malato dell'80% di validità. Non è accettabile, non possiamo accettare una cosa del genere. Giuliana, due domande. Allora, la prima, lei pensa che ci sia stata una strumentalizzazione delle debolezze di suo fratello e lei pensa che si tratti dunque di un abuso di potere? Ma da come si sono svolti i fatti, da come il tribunale poi non ha preso in considerazione da quello che stessi poliziotti hanno scritto quella sera, gli stessi poliziotti hanno scritto i verbali, che era una cosa che non è secondo la legge, e già questo doveva fermare e fare delle indagini molto più accurate e ora sarebbe il caso di revisionare tutto il processo, perché non prendendo in esame le perizie che abbiamo presentato, c'è
la perizia già 4 anni in tribunale dai divieti di minacce di morte che Ricky aveva trovato sulla porta. Il tribunale fa finta di niente, c'è solo un silenzio che fa paura e questo silenzio da quella volta continua. Non so, peggio di così, dove dobbiamo andare? E per quanto riguarda la sua testimonianza nel libro di Samantha Di Persio, attualmente nelle librerie italiane, cosa ci dice? Il libro è stato fatto molto chiaro, in sintesi, di quello che è successo a Riccardo, ma di quello che c'è scritto e anche la documentazione verbalizzata di quello che ci è stato scritto. E riguardo che il 2 ottobre Riccardo aveva un processo per stato di ebbrezza senza che lui sapesse niente e la pena, lui è stato condannato a 16 giorni, ma nonostante tutto fosse recidivo, non fossero riusciti a portarlo in carcere, 25 giorni dopo Riccardo era morto nel suo appartamento. Quindi questo dovrebbe già far sorgere un pensiero, un'idea che Riccardo, perché è morto? Qui ci dovrebbero essere persone competenti che dovrebbero interrogare e chiarire questi particolari e vedere se c'è un collegamento con questo. Noi collegamenti li abbiamo trovati e al tempo opportuno verranno messi in evidenza, perché tutto mettere a nascosto non mi sembra che viviamo in un modo che sia tutto alla luce del giorno, no? Noi siamo stanchi nel vedere che tutto viene messo sotto il tappeto. Come abbiamo trovato la carne lì buttata sotto il tappeto di Riccardo nel suo appartamento, così vogliono mettere tutto sotto il tappeto, e no, questa volta no, non sarà proprio così. E ringraziamo Giuliana per la sua preziosa testimonianza.